Celestina è un corpo celeste scintillante fatto di rocce e metalli. Ama volare spensierata attraverso lo spazio interplanetario, esplorare le galassie sfrecciando attraverso le distese sconfinate dell'universo. Un giorno, un mostruoso gigante grigio verrucoso compare di fronte a lei. «Oddio, mi viene addosso!» pensa Celestina. E vroom! È già passato, vicinissimo, ma senza colpirla. Celestina tira un sospiro di sollievo, ma sente che la sua traiettoria è cambiata. Sta volando con una velocità ormai inarrestabile verso un bellissimo pianeta blu. È così bello che si infiamma tutta prima dello schianto. Dopo l'impatto si risveglia, vede che è andata in pezzi. Che fortuna, pensa, sono ancora viva anche se non sono più intera. Il pezzo più grosso di Celestina viene trovato da una tribù di uomini preistorici che lo impiegano come idolo a cui attribuiscono poteri magici. In un periodo di siccità, Celestina viene abbandonata. Poi è ingoiata dal deserto e ricoperta dalla sabbia. In questo stato rimane indisturbata per diversi millenni. Trovata per caso da una squadra dell'esercito romano, viene lanciata con la catapulta per abbattere le mura di una fortezza assediata. Dopo un altro lungo periodo di riposo, viene portata a un fabbro e trasformata nell'aratro che i contadini usano per lavorare i loro campi. Un'epidemia di peste fa fuori l'intero villaggio. Dopo molti anni, l'aratro viene trovato da un gruppo di monaci e trasformato in una campana che servirà per chiamarli alla preghiera. Un giorno, un brigante ammazza i monaci e si impadronisce dei loro beni. Usa la campana per farsi costruire una spada di qualità eccezionali. Il brigante decide un giorno di espiare i suoi peccati partecipando a una crociata in Terra Santa. Alla sua morte, la sua spada spezzata viene conservata in una cattedrale. Un incendio, però, distrugge la cattedrale e la spada viene ritrovata tra le macerie da un artigiano, che ne utilizza il metallo per costruire un sestante. Il sestante finisce a bordo di una nave che porta migranti in America. La nave viene distrutta in una tempesta, ma il sestante, chiuso all'interno di un armadietto, viene portato dalle onde su una spiaggia americana. Un giovane ingegnoso, ma un po' mascalzone, lo trova, lo fonde con altro metallo e si costruisce una macchina per stampare banconote false. La polizia scopre la sua officina e demolisce la sua stampante. I pezzi del meccanismo principale vengono persi per strada. Un gioielliere ne trova un piccolo frammento particolarmente lucente e lo trasforma in un ciondolo pendente che dona a suo nipote come regalo di laurea. La neolaureata va in vacanza con il suo ragazzo e il ciondolo si perde tra lenzuola scombinate in un albergo. L'addetto alle pulizie lo trova, lo mette in tasca e se ne dimentica. Diversi anni dopo, il figlio dell'addetto alle pulizie, ormai grande, si prepara per la prima missione spaziale umana diretta su Marte. Il padre ritrova il pendolo nella tasca del suo vecchio vestito e lo regala al figlio come portafortuna. Il figlio è incuriosito dal suo particolare aspetto e, facendolo analizzare dai suoi colleghi scienziati, scopre che arriva dallo spazio. In volo verso Marte, durante un controllo di routine fuori dalla navicella, l'astronauta decide di lanciare il frammento di Celestina nel vuoto, restituendola all'universo. Celestina finalmente ritrova gli ampi spazi del cosmo, la leggerezza in assenza di gravità, il brivido della velocità, ma anche il timore, accompagnato da un pizzico di folle speranza, di un possibile, ma estremamente improbabile, secondo incontro con un altro corpo celeste.